Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live. Io sono Giovi e oggi iniziamo una nuova serie di building qui su Twitch, ovvero ogni tipo di lotto, ma in formato mini. L'ho chiamata in questo modo. Nel frattempo mando già un bacione agli amici di YouTube, che magari stanno recuperando la live in un secondo momento. E in che cosa consiste questa serie? Semplicemente in ogni live faremo un tipo di lotto diverso tra quelli che sono presenti all'interno di The Sims 4. E però questi lotti li faremo in formato mini. Non rispetteremo la regola delle 100 caselle che viene inserita con lo staff pack mini case, ma creerò dei lotti solamente in lotti 20x15 o 20x20. Ecco perché saranno mini. E oggi partiamo con un'area studentesca barra biblioteca. Oggi in realtà faremo tre lotti in uno, se dobbiamo essere proprio sinceri. Farò l'area studentesca per Brightchester, quella per Foxbury e biblioteca. Sarà un lotto che può essere modificato come si vuole in base alle proprie preferenze, anche perché i requisiti per questi tre tipi di lotto sono simili, quindi faremo un lotto che va bene per tutte e tre le tipologie e lo faremo ovviamente a Brightchester, anche se per la galleria, per condividere il lotto in galleria forse ci sposteremo perché a Brightchester la luce è penosa ogni volta per fare le foto, ma va bene. Quindi oggi iniziamo questa serie, ogni tipo di lotto ma in formato mini, e iniziamo con un'area studentesca barra biblioteca. Nel frattempo mando un bacio a tutti. Un bacio a tutti quelli che sono in chat. Ciao CMF e ciao Charlie Brown. Un bacio. Come sto? Tutto bene? Sono molto felice di iniziare questa nuova serie. Penso si veda. Ho anche tagliato i capelli per l'occasione. Quindi siamo prontissimi oggi per iniziare. Direi che possiamo anche andare in gioco. Eccoci qui. Perfetto. Eccoci qua, siamo arrivati. Come vedete, ci troviamo già a Brightchester, come vi ho già detto. Bentornato, grazie. È da parecchio che in effetti non torno su Twitch. Ho fatto una live 2 settimane fa e adesso voglio fare sempre le live su Twitch. Poi le ricarico su YouTube in un secondo momento, ovvero domenica alle 6. Quindi domenica alle 6, se volete, ritrovate la live ricaricata. Allora, cosa succede in live? Oggi faremo building, questa nuova serie di building, la inauguriamo. Se è solo building, scusa, la recupererò più in là, ma figurati, non è un problema. Un bacio. Anzi, la live appunto la ricaricherò anche su YouTube. E allora, direi che possiamo iniziare. Come vedete, questo è un lotto 20x15, quindi è minuscolo. È uno di quelli che si trova a Brightchester, in questa zona qui, nella zona centrale. Vedete? Sì, è veramente piccolino come lotto. Quindi eccolo qua. Perfetto. E vi faccio vedere i tipi di lotto che faremo oggi. Oggi faremo un'area studentesca di Brightchester, che sarà anche un'area studentesca di Foxbury, e sarà anche una biblioteca. Quindi questi sono i tre lotti che faremo oggi. La biblioteca è qui sopra. Ecco qui. I requisiti sono molto simili. E il mio obiettivo sarebbe quello di fare tutti i tipi di lotto in questa serie. Penso che la prossima volta faremo un bellissimo mercatino e chiosco di bubble tea. Mi ispira molto, non ho mai costruito un chiosco di bubble tea, quindi voglio provare. Ma oggi andiamo all'area studentesca di Brightchester. Mettiamo questo tipo di lotto, poi magari cambiamo. E allora, iniziamo, direi già di iniziare. E parto mettendo un pochettino di mura qui e lì. Già mi sono fatto uno schemino di quello che devo fare oggi perché altrimenti non finisco più. Sapete perfettamente che io ogni volta mi faccio gli schemini. Quindi iniziamo. Questo lotto è minuscolo, quindi dobbiamo ottimizzare gli spazi. Allora, penso che farò un qualcosa del genere. Cioè, prenderò 13 caselle qui di larghezza. Invece in lunghezza quanto ci prendiamo? Penso che può andare anche così, eh. Ok, più o meno così. Pensatela così, questa è la studentesca. Certo, così è un po' difficile immaginarla, me ne rendo conto. Allora, andiamo avanti. Quello che devo fare è rimuovere qui questo pezzo. Ok. E poi devo rimuovere anche questo pezzo qui. Ok. Stessa cosa anche sul retro. Ecco, già sta prendendo forma. Quindi togliamo una casella per tutti e poi facciamo così.
Perfetto, quindi questa sarà la struttura generale, sarà molto schematica questa build, vi dico la verità. Non sono abituato a fare lotti comunitari, quindi questa è una grande sfida per me. Di solito non li faccio mai, però dai, è arrivato il momento di fare un po' di lotti comunitari. Faccio sempre residenziali o appartamenti, dai, dobbiamo un po' rinnovarci. E allora, questa è la struttura principale. Poi cosa voglio fare? Questo pezzo lo togliamo da qui sotto e ci mettiamo delle fondamenta. Ecco qui, perfetto. E stessa cosa anche qui giù. Quindi mettiamo questo quadratino in questo modo ed ecco qui. Quindi questa è la struttura. Allora, rimettiamo il muro qua sotto. Ed ecco qui. Ovviamente oggi utilizzeremo un sacco di vita universitaria e sono contento di questo perché di solito non utilizzo mai questa espansione per le mie build. Allora, torno un attimo in chat. Questa che espansione è? Ci troviamo a Bicester, che è lo scenario aggiunto con vita universitaria. E sì, oggi utilizzeremo prevalentemente vita universitaria, quindi questa è l'espansione. Allora, quindi questa è la struttura, molto semplice e molto schematica, come vi ho detto. E allora andiamo subito alle finestre. Utilizzerò ovviamente vita universitaria e il colore che voglio utilizzare è bianco e marrone, quindi vi faccio vedere le finestre, ce ne sono alcune molto carine. Queste sono beige, quindi non sono quelle giuste. Ecco, queste sono quelle che mi piacciono. Sono bellissime e c'è questo colore che è perfetto. Vediamo se ce ne sono altri. No, no, questo va bene. Ok, questo qui per me va benissimo. E possiamo mettere già le nostre finestre. Mettiamo i muri medi in entrambi i piani, però. Ok, meglio. Altrimenti non c'è spazio per mettere le finestre. Ok, meglio così. Mettiamo le stesse finestre anche di qua. Ok. E poi invece ai lati voglio mettere quelle un pochettino più lunghe. Queste qui, eccole qua. Sono molto simili, però sono comunque diverse. Quindi una e due. Perfetto. Qui al centro non voglio mettere una finestra, ma voglio mettere un orologio. In pieno stile lotto comunitario un po' antico. Vediamo se riesco a trovare un orologio carino. Allora, avevo pensato a questo di Usciamo Insieme, che è molto classico. Ma secondo me è perfetto per un lotto di questo tipo. Ci troviamo a Brightchester, ripeto. Quindi va benissimo. Considero quest'area studentesca come un po' più storica. Ecco, sarà anche una biblioteca, quindi ha senso. E allora andiamo alle colonne. Come colonne prendiamo sempre quelle di vita universitaria. Ci sono queste qui che sono molto classiche, però a questo punto utilizziamo queste qui. Queste vanno messe ovviamente a ogni angolo. Ne metto sempre ovunque le colonne, ma le colonne salvano le build, lo sanno tutti. No, è vero. Ovviamente salvano tutte le build. Mi sa che devo mettere Move Objects, non l'ho messo, scusate. Allora, Move Objects. Eccoci qui. Ok, perfetto. Vedo che qui c'è un problema di luce. Sì, abbastanza. Vabbè, poi magari sistemiamo. Intanto metto le colonne qui intorno. Ne metto un po' quelli. Al momento sembrano inutili, ma vi assicuro che sono utilissime poi per quando metteremo il colore ai muri. Quindi intanto le metto. Allora, mettiamole in ogni spigolo. Perfetto. Ah, qui me le fai mettere così. Ah, e poi io farò lo stesso anche qui. Aspettate, copio. Ok, copiamo queste colonne così, perfetto. Oh, ok. E già, la nostra build sta prendendo forma. Adesso mettiamo un poco di tetti. Mettiamo un poco di tetti. Voglio metterne uno qui, ovviamente, in modo molto banale. Lo stesso farò anche qui e qui. Vedete? Quindi molto semplice come struttura. Mettiamo un tetto qua. Un tetto qui e un tetto qui, perfetto. E poi mettiamo un tetto così, laterale. Ecco qui, perfetto. Quindi mettiamo il tetto su tutta la nostra costruzione ed ecco qui.
Come vedete, il lotto è veramente piccolo. La build non sarà proprio mini mini mini, però come vedete lo spazio è poco. Quindi questo sarà il tema di questa serie. E allora, cosa metto come finitura? Questa qui al momento? Sì. Insomma, la sfida è questa. Dobbiamo capire se si possono fare dei bei lotti in lotti piccolini. Ecco, in 20x15, in 20x20. Penso che non abbia mai creato nessuno una studentesca in un lotto così piccolo. In effetti, perché uno dovrebbe farlo? Non lo so. Però io ho voluto creare questa sfida per me stesso e quindi oggi ci proviamo. Voi avete mai fatto questi lotti comunitari in lotti così piccoli? Fatemi sapere. Adesso torno in chat. Intanto metto le stesse finestre anche dietro. Faccio la stessa struttura sia davanti sia dietro. Così il tutto è uniforme. Quindi prendiamo anche qua le stesse finestre. Ok, perfetto. Ci siamo. E poi altre finestre che volevo mettere sono quelli molto larghi, queste qui, finestra laurea magistrale, che sono presenti sempre con lo stesso colore. Ecco perché le voglio mettere. Ne voglio mettere una qui al posto della porta e poi le voglio mettere qui in laterale, però devo trovare dopo il punto perfetto per metterle. Dopo vediamo se riesco a metterle nel posto giusto. Intanto le metto qui in giro, così mi ricordo di metterle. Ecco, le metto così. Per il momento può andare. Ed ecco qui. Quando vi parlavo della luce brutta a Brightchester, comunque ecco qui in cosa intendevo. Vedete? La luce è brutta sempre qui a Brightchester. Sì, non c'è niente da fare, è sempre in ombra. Qui dietro c'è il sole, vedete? Ma qui è sempre in ombra, quindi non si vedono bene i colori. Ad esempio questo orologio è nero, non l'avevo nemmeno visto, quindi mettiamo il marrone. Perché direi che non va bene questo colore qui. Ecco, meglio. Meglio quest'altro colore. Potrebbe starci anche questo. Però no, andrei più su questo marrone. No, forse è meglio questo, un po' più acceso. Sì, meglio. Quest'altro marrone qui è ancora meglio. Allora, torno un attimo in chat. Ciao ragazzi! Ciao Erika, un bacio. E ciao Pollo Fiammeggiante, grazie per essere in live. Ah, io in questi due lotti sto facendo due ville inglesi. Ah, bella idea, mi piace. Devo dire che a Brightchester ci sta perfettamente. Io invece sto facendo una cosa completamente diversa. Sto facendo un'area studentesca barra biblioteca. La sto facendo in un lotto piccolo piccolo poi. La villa inglese invece, diciamo che ci sta meglio in un lotto 20x15. Vabbè, sono io che voglio fare cose strane. Però ci sta. Volevo fare una serie di building diversa dal solito, quindi dobbiamo assolutamente riuscire a fare ogni tipo di lotto in formato mini. CMF non so se è ancora qui in chat. Ho visto che Pollo Fiammeggiante la sta salutando, però forse non è più in chat. Stranissima, onestamente, questa build. Sì, al momento deve prendere forma. È molto schematica. E allora devo mettere un po' il colore alle pareti perché così è orribile, me ne rendo conto. Allora, mettiamo i mattoni. Voglio utilizzare dei mattoni oggi. Allora, ci sono questi di vita universitaria che secondo me non sono proprio il massimo, almeno per questa zona di Brightchester. Vi faccio vedere, vedete? No, qua dietro forse si vede meglio. Ecco, vi faccio vedere le cose da dietro che si vedono meglio. Ecco, qua dietro si vede meglio il tutto. Come vedete questo colore secondo me non è il massimo. Potremmo fare una cosa così, ma secondo me c'è di meglio. Possiamo utilizzare invece secondo me dei mattoni particolari di Regno della Magia. Non sono questi, ma sono questi. Questi qui secondo me sono molto carini e li possiamo utilizzare. Poi non hanno un aspetto troppo magico, ecco. Non sono troppo legati al game pack, quindi vanno benissimo. Ecco, già meglio, devo dire la verità, già meglio. Potrei farla anche più chiara, forse. Ma forse mi convince un po' più scura. Possiamo anche cambiare dopo. Mettiamo anche dei fregi, delle finiture. Voglio mettere il tutto qui, ecco, secondo me è meglio.
Se mettiamo qualcosa. Ecco, perfetto. Vedete? Già sta prendendo più forma. Ok. Un po' di fregi. Ecco qua, perfetto. Come vedete, già ha un altro aspetto. Adesso cambiamo il tipo di tetto. Volevo mettere un qualcosa di simile a quello che c'è qui intorno. E quale tipo di tetto mettiamo? Potremmo mettere tipo questo, che è un poco più antico, tra virgolette. Allora, un poco più rustico questo, però. Oppure potremmo mettere questo di default, però un po' più scuro. Non mi piace il fatto che si veda poco questa build con questa poca luce, mamma mia. Vabbè, però volevo costruire Brightchester per una volta. Non lo farò mai più, probabilmente. Questa luce mi disturba. Ok, vediamo questo tetto com'è. No, secondo me non è il massimo. Meglio questo tipo di tetto. No, questo no. Possiamo fare anche una cosa del genere, molto più antica. No, no, secondo me questo va bene, dai. Metto questo, un po' più scuro, va benissimo. Abbiamo messo qua le finiture. Possiamo anche mettere questi, ovvero i parapetti. Volevo mettere qualcosa tipo qui. Ecco, qualcosa di un poco più antico, tra virgolette. Sì, secondo me è carino. Vediamo, questo è il gioco base? No, non è il massimo. Proviamo a vedere altri colori. Questo non si vede praticamente. Ma neanche questi si vedono. Non si vedono. Vabbè, facciamo finta che si vedano, li mettiamo comunque. Ok, voglio fare lo stesso anche qui dietro. Qui dietro non ci sarà una porta che porta all'esterno in realtà. Ok, perfetto. E devo mettere una porta. Devo mettere assolutamente una porta. E devo dire che Vita Universitaria è pessima per quanto riguarda le porte, perché non ci sono porte abbinate a questa colorazione delle finestre. Ve lo faccio vedere. Forse c'è questa, ma nemmeno. No, c'è il beige. Perché non c'è una colorazione bianco e marrone? Perché? Non c'è, c'è solamente col beige. E non mi fa proprio impazzire questa cosa, devo dire. Non so se accontentarmi e usare il beige comunque. Potrei usare il bianco volendo, tutto bianco. Non lo so, potrebbe andare bene così. Proviamo a mettere anche qualcosa qui sulle fondamenta. Anche se, cosa metto sulle fondamenta? Non ho lo stesso colore di mattoni. Quindi quasi quasi io mi asterrei. Ecco, otteniamo questo colore per le fondamenta, semplicemente. E poi ci vogliono delle scale. Scale, prendiamo queste un po' legnose del gioco base. Secondo me sono perfette, sono un poco più antiche. E le mettiamo qui. Perfetto. E ovviamente le dobbiamo mettere anche all'interno, perché l'interno ha due piani. Quindi le mettiamo anche qui. Ovviamente non farò delle scale larghe 3, perché altrimenti non c'è spazio per mettere niente qui dentro. Ed ecco qui. Ok, direi che già il tutto sta prendendo forma. Che dite? Metto un attimo la visuale così. Dai. È carino tutto sommato. Che dite? Vabbè, tu sei un mago per quello che riguarda le mini case. Addirittura, grazie. A me piace un sacco costruire le cose in piccolo, quindi sì. mi piace, me le porto spesso sul canale. Così vi porto tanti tipi di lotto e ogni tipo di lotto lo vediamo in una live diversa, altrimenti vi devo fare due live per ogni tipo di lotto, diventa una cosa infinita, quindi ogni live sarà un lotto diverso. Però lo posso fare solamente se i lotti sono piccoli, altrimenti non ce la faccio a farvi vedere tutto quanto. Quindi oggi iniziamo quest'area studentesca e la finiremo pure. Ecco perché vi faccio il tutto in formato mini. Ed è anche una challenge, è anche una sfida diversa dal solito. Quindi unisco le due cose. E va bene, dai, torniamo in gioco. Vi ho messo un attimo questa schermata, ho letto un po' la chat.
torniamo a costruire. Quindi eccoci qui. Allora, andiamo un attimo a fare gli interni. Devo dire che all'esterno non ci sarà moltissimo, ve lo dico già, magari possiamo finire gli esterni a questo punto. Anche perché non c'è spazio per molto, anzi non c'è spazio per niente se vogliamo essere proprio sinceri, quindi metterò poco, metterò qualche cespuglio, ma giusto qualcosina, ecco. Quindi magari facciamo già l'esterno adesso e poi ci dedichiamo per tutta la live all'interno. Allora, come fiorellini voglio mettere questi miei amatissimi fiorellini gialli. Dove sono? I fiorellini gialli salvavita, io li utilizzo sempre. Potremmo utilizzare anche questi qua, però sono troppo schematici secondo me per una build classica. Questi vanno bene per una build moderna che sicuramente poi faremo in futuro. Ecco, utilizziamo questi fiori gialli. Ecco, questi sono meglio. Questi qui sono perfetti, sono sempre perfetti. Così mettiamo un poco di verde qui fuori, è l'unica cosa che possiamo mettere, anche perché lo spazio non c'è. E allora, fatemi riprendere i fiorellini, eccoli qui. Mettiamo un po' di fiori qua. Faccio lo stesso anche da quest'altro lato. Ok. Perfetto. Mettiamo anche qualche cespuglio. Oggi non ho installato il debug organizzato. Sì, l'ho rimosso. Quindi oggi non posso utilizzare il debug. In realtà lo posso utilizzare, però vediamo di utilizzare il gioco base direttamente. Utilizziamo quello che abbiamo qua. Allora, mettiamo qualche cespuglietto. Ecco qui. Magari, ecco, i cespugli con i fiorellini bianchi vanno bene, vanno benissimo. Mettiamo qualcos'altro anche di qua. Posso utilizzare anche un po' di giardini romantici volendo. Allora, vediamo se c'è qualcosa di giardini romantici, qualche fiorellino. Magari scendo giù, ecco, così non mi dà problemi con la visuale. Posso mettere qualche fiorellino, ecco, anche questi a me piacciono molto. Fiorellini bianchi, carini. A me piacciono un sacco questi fiori di giardini romantici. Devo dire la verità, sono veramente belli. Questi li ridimensiono un poco però. Ecco qua, perfetto. Di questi cambio il colore, li metto bianchi e potremmo mettere anche dei piccoli alberelli. Questi qui sono sempre perfetti, questi cipressi. Perché sono piccolini, non c'è molto spazio però. Lo spazio per un cipresso c'è. Ecco. Certo, devo farli proprio piccoli piccoli questi alberelli, però lo spazio per loro c'è, dai. Devo mettere anche dei fiori qui dietro, altrimenti non riempio tutto. Ok, possiamo fare così. Magari non li metto in modo simmetrico, così cambiamo anche un po' con le cose. Magari qui metto qualche altro fiorellino. Ecco, metto qualche cespuglio in più. Magari metto qualcos'altro giusto per variare. Ecco, sì, va bene. Mettiamo altri fiorellini di questo tipo. Ecco qui. Metto un altro cespuglio. È un po' incolto questo giardino qui. È un po' incolto, ma mi piace fare le cose così in The Sims. Mettiamo qualche altro fiore anche qua. Ecco, forse è un po' troppo incolto però qui. Devo dire. No, un po' troppo, mi disturba. Mettiamo magari dei cespugli solo verdi, quindi solo foglie, senza fiorellini. Ecco, anche qualcosa così, semplice, ma d'effetto. Ecco, sì, meglio, meglio. Altrimenti diventa veramente troppo. Ecco, questi cespugli qui anche, molto carini, secondo me è ancora meglio questo perché è un colore diverso. Così aggiunge un po' di colore. Ne posso mettere un altro tipo qui dietro, così riempio un po'. Ok,
Non si vede niente perché non c'è la luce, però dovrebbe starci. Mettiamo un po' di terra qui sotto. Un po' meno forte, grazie, se non un po' esagerato. Ok. Abbiamo dovuto meglio a destra però qui il cosiddetto landscaping, quindi magari metto qualcos'altro qui. Ecco, anche se non c'è spoglietto qui dietro perché sembra vuoto, ma non è vuoto. Ok. Volendo potevo anche mettere dei rampicanti qui sui muri, però non lo so, che dite? Forse è un po' troppo, considerando che è un'area studentesca. Facciamo un poco di landscaping anche qui dietro. Allora, mettiamo un poco anche qui. Ok, qua magari faccio un poco meno. Mettiamo sempre qualche alberello. E qui voglio mettere sempre le scale perché voglio fare una piccola zona per giocare a scacchi o per dipingere. Non si può accedere a questa zona qui dietro dall'interno, ma dall'esterno sì. Quindi possiamo fare una piccola zona dove giocare a scacchi o dove dipingere, appunto. Allora, riprendiamo qualche alberello. Ta-ta-ta. Si sente la musichetta del gioco, vero? Ah no, ma io ho tolto la musichetta del gioco. È vero, l'ho tolta. No, 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 devo rimediare. Ok. Ora si sente un po' di musichetta rilassante sotto. Ciao Alice, grazie per essere in live. Ho rimesso la musica così sentite qualcosa anche mentre costruisco. Così la live si può veramente definire rilassante adesso. Allora, mettiamo qualche altro alberello. Ne metto un altro qua. Perfetto. E mettiamo qualche altro fiorellino. Secondo me i rampicanti possono starci qui al lato per aggiungere qualcosa, perché non c'è molto. Devo dire però. Qualche rampicante potrebbe aggiungere un po' di interesse ai lati della costruzione, ecco. Allora, mettiamo dei cespugli anche qua. Ok, ecco qui. Mettiamo un po' di terreno a terra. Perfetto. E qui possiamo fare una piccola zona scacchi. Mettiamo già il tavolo da scacchi, altrimenti mi dimentico. Magari prendo quello di Vita Liceali, che è in stile scolastico. Ah, c'è questo. Che bello. Questo è bello. Mi piace. Come sedia. Quale prendiamo? Vediamo se Vita Liceali ha qualcosa di carino. Ha queste sedie qui. No, ci vuole qualcosa più da esterni. Ma anche questo tavolo da scacchi non è tanto da esterni. Non va bene, prendiamo il gioco base. Sì, meglio, meglio. Prendiamo questo tavolino qui, che è meglio. E anche le sedie per esterni. O prendiamo queste, o prendiamo queste classicissime. Sì, meglio queste. Queste sono proprio da parco, ma va benissimo così. Magari lo metto qua così, il tavolino da scacchi. Ed ecco qua. Quindi abbiamo questa zona sistemata. E sì, devo dire che l'esterno della nostra building è fatto. Volevo solamente sistemare i lati, magari mettere qualche rampicante. E a questo punto sistemo anche le finestre, devono essere simmetriche, quindi così ci siamo, perfetto. Quindi anche questa devo mettere un poco più a destra, ok. E vediamo se qui sono simmetriche. No, questa va un po' più in qua, questa va un po' più in qua. E lo stesso qui. Perfetto, adesso è tutto simmetrico, come volevo io. Ok, allora. Cerchiamo qualcosa, magari qualche fioriera pure possiamo mettere.
Ci sono queste di vita in campagna, volendo. Ma se li ingrandisco è brutto. Cioè, non lo so, potrebbe anche essere carino, però non lo so. Che dite? Ci sono anche dei balconcini, ma i balconcini direi anche di no. Troppo formali. Cioè, volendo ci sono, però non lo so. Ci sono questi. Non sono abituato ad utilizzarli, però potremmo pure utilizzarli per fare qualcosa di diverso. Diciamo che aggiunge qualcosa al lato. Vediamo, provo. Facciamo questa prova. Sto cercando di aggiungere qualcosa all'esterno anche se lo spazio non c'è, si nota? Io con gli spazi piccoli sono fissato. Devo riempirli tutti fino all'ultimo centimetro, lo sapete perfettamente. Se no potresti mettere quello con i fiori del gioco base, mi sembra. Di balconcino. C'è questo volendo di vita in campagna con i fiorellini. Non so se lo stile però ci sta troppo. Perché non mi fa vedere i colori? Non mi fa vedere i colori. Ok. Dividiamolo qua. Ok, c'è il legno. Non è male. Allora, o c'è questo col bianco, o ci sta questo di legno. Devo dire che questa alternativa mi piace con i fiorellini. Grazie per il consiglio. Forse non è questo quello che mi avete consigliato, però questo mi piace. Questo è carino. Non so se è meglio bianco o legno. Però forse è meglio bianco. Anche se magari col color legno diventa meno un pugno nell'occhio. No, direi che è meglio bianco. Stavo scherzando. Devo dire che non mi dispiace, così abbiamo qualcosa qui fuori. È diverso dal solito perché di solito non utilizzo questi balconcini così, ma sperimentiamo, siamo qui per sperimentare. Già stiamo facendo un lotto comunitario e per me questa è una grande sperimentazione. Quindi sperimentiamo utilizzando anche cose che non utilizzo di solito. Tipo questo. Ok, va bene, voglio andare un attimo nel debug adesso. Più che i den objects, in realtà mi servono i live edit objects. Ok, bb.show live edit objects. Andiamo a cercare i nostri cari oggetti di debug. Ok. Allora, eccoci qui. Voglio andare a prendere vita universitaria. Ok. E vediamo un pochettino il debug di vita universitaria. Ci sono dei rampicanti, ecco perché ho preso vita universitaria, mi ricordo che ci sono. Ci sono tipo gli angoletti. Non so se riesco a utilizzarli bene, però.
E te volendo c'è tipo qualcosa del genere. Un po' mi va sul fregio, però non è nemmeno malissimo. Cioè, aggiunge qualcosa. Altrimenti abbiamo questi qua, che sono un po' più semplici. Cioè, così. Questi sono quelli che si mettono all'angolo. Sono concentrato, ragazzi. Sto cercando di mettere queste foglioline nel posto giusto. Queste non mi vanno però dentro casa, vero? No, un po' sì. Un po' sì, è quello il problema. Non devo fare entrare il tutto dentro la build. Ce la faccio? Ah, giustamente si vede anche un po' qui di lato. Il rampicante. Ma volendo ci può stare. Così è un po' irregolare, però va bene, è un po' più realistico. Qui la build sta prendendo forma, qui le foglioline devo metterle più all'esterno. Ecco, meglio. Diciamo che vorrei mettere tutto un po' più centrato. Un po' si vede qui che ci sono delle foglioline vaganti. No, si vede, un pochino si vede. Dite, un'idea caotica o ha un senso? Che dite? Che ne pensate? Aiutatemi. Non so, mi ispirava questa cosa di mettere i rampicanti. Ma nel frattempo continuo a metterli per convincermi. Questa musichetta di vita in campagna. Cioè, il fatto che ci siano delle foglioline che fuoriescono, in realtà non è una cosa brutta, perché le foglioline è ovvio che fuoriescano un pochettino, le piante mica sono precise, attaccate al muro per forza. Quindi non mi dà fastidio questo pezzettino. Quello che mi dà fastidio è, non lo so, l'idea. Non so se mi fa impazzire o se mi piace. È un mix. Ho dei pareri contrastanti. Non metto un'altra finestra qui al centro perché mi serve lo spazio all'interno, il muro all'interno. Quindi ecco perché non metto un'altra finestra. Magari voi potete pensare tranquillamente: Giovi, metti un'altra finestra qui e sei a posto. No. Intanto è un po' troppo, secondo me. E poi mi serve lo spazio all'interno. Mi serve, mi serve, mi serve. Riprendo il debug. Secondo me ci sta. Bellissima. Ah, ok. Pensavo pareri molto peggiori. Va bene, ok. Allora continuo a mettere queste cose.
Pensavo molto peggio, devo dire, mi aspettavo una reazione peggiore. Invece, bellissima, niente. Ogni volta mi butto giù senza motivo. Va bene, allora continuo a mettere queste piantine. Tanto me ne mancano solamente altre due, così abbiamo concluso. Sì, all'esterno non voglio mettere più niente. Così è tutto bello pieno qui fuori. Qui al centro non metto altro. Possiamo mettere delle panchine forse. Non so nemmeno se vita universitaria ha delle panchine. Ci sono? Ci sono queste. Panchine di pietra. Insomma, sono un po' bruttine. Non sono quelle che voglio io. Possono avere anche senso delle panchine così. Molto semplici. Con anche dei lampioni accanto. Qui non c'è spazio però. Anche volendo qua lo spazio non c'è, quindi qua non metto niente. Dietro ci può stare però. Posso mettere anche dei lampioni. Vediamo vita universitaria cosa ha. Ci sono questi. Ci sono questi del debug che sono carinissimi. Fatemi prendere questi. Dai, sono carinissimi quei lampioni del debug. Lo so che non funzionano i lampioni del debug. Però dai, guardate che carini che sono. Perché devo usare questi brutti del catalogo normale? Quindi fatemi trovare queste cose nel debug. Eccoli qui, perfetto, vedete? Trovati. Dai, sono carinissimi. Ok, perfetto. So che è debug, ma non mi interessa. Vedete? Sono perfetti. Sono messe in modo simmetrico le panchine, vero? Ok. Va bene. Quindi l'esterno della nostra build è concluso, è ufficialmente concluso. Non ci è voluto troppo tempo, sono felice. Sono riuscito a fare tutto quanto. Quindi questo è l'esterno. Devo dire che il retro sembra più carino del davanti perché, come vedete, qui la luce non c'è, è tutto in ombra, quindi si vede poco. Però devo dire che sono soddisfatto. Posso dirlo? Sta prendendo forma. Adesso dobbiamo andare all'interno però. C'è tanto da fare all'interno. Certo, è un lotto 20x15, quindi riusciamo a finire, state tranquilli. Però c'è da fare tutto l'interno. Allora, perfetto, quindi questo è l'esterno della nostra area studentesca barra biblioteca. Non so nemmeno come caricarla in galleria. Se come area studentesca o come biblioteca. Forse la metterò come biblioteca. Però non cambia niente. Allora, all'interno non ci sono foglie sparse, vero? Non ci sono bug vari. Ok, no. Va tutto bene, perfetto. Allora, possiamo rimuovere tutti questi muretti che ho creato. E possiamo andare a dividere un pochettino gli spazi all'interno. La mia idea è quella di fare al piano terra la mensa universitaria, andrà qui alla destra. Qui a sinistra invece ci sarà una zona biblioteca con scrivanie e con anche la postazione per il dibattito. Al piano di sopra invece ci sarà una zona dedicata allo spettacolo, quindi ci saranno degli strumenti musicali, il pianoforte, la chitarra, un po' come un bar, volendo, ecco. Ci sarà anche il microfono. E poi ci sarà una zona relax, una zona salottino. E poi ci sarà il laboratorio di robotica che serve per l'area studentesca di Foxbury. E il bagno. Ovviamente il bagno non può mancare, lo metto a piano di sopra. E va bene. Quindi questa è la mia idea di massima. Torno un attimo a vedere il mio schemino per quanto riguarda la planimetria. Intanto metto delle lucine. Altrimenti non si vede niente. Ok, adesso mi spuntano tutte le cose del debug, ovviamente. Allora, mettiamo un poco di luci. Le metto anche sopra, così almeno all'interno vediamo. Ora, all'ingresso voglio mettere delle scale in questo modo, quindi delle scale a L appena entriamo. E queste scale ad L vanno messe qui, ecco qua, perfetto. No, non così, grazie.
Così secondo me ci stanno. Possiamo anche rimpicciolirle in questo modo, ma no, sinceramente preferisco così. E allora, questa zona sarà chiusa. Sarà l'ingresso. Eccolo qui. Questo è il nostro ingresso. E poi la mia idea è quella di fare una zona così. Quindi questa a destra sarà tutta la zona mensa, questa a sinistra sarà tutta la zona biblioteca. Semplicemente, quindi il piano terra è fatto per quanto mi riguarda. Mentre al piano superiore volevo fare una zona palco. Voglio fare qui, in questa zona qua. E la zona palco ovviamente la facciamo con le piattaforme, eh? Questo è scontato. E allora, poi volevo fare qui questa zona con le scale. Possiamo fare. Allora, così ci potrebbe stare il tutto. Allora, perché possiamo fare qui la zona palco di cui vi ho parlato. Quindi rimuovo un attimo il muro qua. Ecco, vedete? Questa è una zona aperta anche con il palco e ci sarà una zona relax. Qui ci sarà il laboratorio di robotica, qua a destra. Anzi, no, qui sarà il laboratorio di robotica. Ecco qua. Mentre qua ci sarà il bagno. Faccio il bagno qui perché questa è una stanza un po' più regolare, semplicemente. Fare il bagno qui in questa stanza a forma di U è un po' strano, è un po' particolare, un po' difficile. Mentre qui il bagno si fa semplicemente, si fa subito. Possiamo utilizzare questi gabinetti qui, questi gabinetti pubblici, li possiamo mettere così. Sì, in modo molto molto semplice. Quindi ecco qua. Va bene, quindi direi che ha preso forma il tutto. Spero di essere riuscito a farvi immaginare un pochettino la struttura. Poi le porte ci servono. Ci serve una porta qui. Vediamo se Vita Universitaria mette le porte carine. Abbiamo queste. No, non sono proprio carinissime. Ci sono delle porte un poco più sfarzose e interessanti. Al massimo queste, che devo dire. Niente. Al massimo qualcosa di questo tipo, però volevo qualcosa di diverso. Sono queste porte qui, volendo. Sono molto scolastiche. Però posso dire che non sono malissimo. Cioè, io le utilizzerei, devo dire. Le utilizzerei un po' ovunque. Questa è simile, semplicemente è una porta per docenti, ok. Queste porte non mi dispiacciono. Mentre qui sotto volevo utilizzare delle arcate. Facciamo il tutto aperto, ovviamente. Quindi prendiamo Strangerville, non mi ricordo quale pacca delle arcate carine. Queste sono perfette, ok. Sono un poco più classiche, quindi vanno benissimo. E le mettiamo di questo colore qui. No, anche di questo colore qui. Sì, è meglio questo. Questo marrone un po' più scuro. Ok. Ecco qua. Quindi adesso dobbiamo semplicemente arredare il tutto. Ok. Perfetto. Siamo quasi a un'ora di live, ma devo dire che già siamo a ottimo punto. Allora, dobbiamo fare qui a destra la mensa universitaria. E per fare la mensa universitaria dobbiamo utilizzare ovviamente il banchetto apposito. È qui nei requisiti, eccolo qui. Mensa universitaria, utilizziamo questo. Eccolo qua, perfetto. Quindi questo è il banchetto che ci serve. Dove lo metto? Lo metto tipo qua? Sì. Poi eliminazione dei rifiuti. Devo mettere un cestino. Il cestino lo posso mettere anche fuori da qualche parte. Non ho pensato al dove, però da qualche parte si può mettere. Non saprei dove metterlo, però vi dico la verità. C'è un cestino qui fuori, qui scendendo le scale. Possiamo mettere anche un piccolo cestino qui, eh. Sì, tipo qui alla mensa, mettiamo un cestino semplicissimo. Sì, ci può stare. Tipo questo, è molto da mensa, secondo me. Questo qui. Sì. Secondo me va benissimo questo per una mensa.
Eccolo qua. Poi cosa ci serve? Ci servono dei tavoli, ovviamente. Voglio utilizzare un poco di vita universitaria anche qui per la mensa, quindi penso che utilizzerò questi qui. Questi tavoli sono alti, quindi bisogna mettere per forza degli sgabelli, però sapete cosa? Li metto comunque, mi va bene lo stesso. E anche questi tavoli hanno lo stesso problema, ma sinceramente utilizzo questi tavoli qui, mi va bene. Devo dire, utilizziamo gli sgabelli. Tanto questo posto sarà frequentato da giovani studenti universitari. Va benissimo utilizzare gli sgabelli. E magari questo cestino lo metto qua? Non lo so. Ok. Può andare così. Forse qui dietro lo possiamo mettere. Non so cosa fare in quest'angolo qui dietro. In effetti non ci ho pensato. Poi ci servono... In realtà degli sgabelli, non delle sedie, quindi intanto metto gli sgabelli. Allora, tolgo questa finestra dei requisiti perché secondo me dà un po' fastidio. E allora mettiamo gli sgabelli, sempre di vita universitaria, ovviamente. Quindi eccoli qui. Non le voglio mettere col viola, però intanto metto gli sgabelli così, ora cambiamo il colore. Quindi ecco qui i tavoli della mensa. È molto carina questa mensa, devo dire. Considerando le mense solite che ci sono nella vita reale, questa è molto carina. Che colore metto per il tavolo? Questo? Sì, secondo me ci può stare questo colore. Anche questo colore di sgabelli, perfetto. Eh sì, direi che ci siamo. Va bene. Quindi questa è la struttura principale della mensa. Vediamo anche il colore del bancone. Questo bancone è un po' più moderno, devo dire. Però c'è solo questo. Questo è il requisito della studentesca, quindi niente. Mi devo accontentare di questo bancone un poco più moderno. E cosa posso mettere qui sul muro? Qualcosa di vita universitaria? Vediamo. Andiamo alla ricerca di qualcosa. Ci sono le piantine che possiamo mettere qui lì. Le piante grasse. Le possiamo mettere. Anche una piantina così. O magari... Ecco, le piantine le metto tipo all'angolo. In realtà, in una mensa, il tavolo dovrebbe stare proprio vuoto. Non è un ristorante, me ne rendo conto. Vorrei fare le cose carine, però non è un ristorante, è una mensa, capite? Possiamo mettere magari sale e pepe. Non è molto realistico, però posso anche farlo. Tolgo un attimo vita universitaria. Dai, mettiamo almeno sale e pepe. È carina come aggiunta. Ok, tutto te lo metto tipo qui all'angolino, ecco. Ci può stare secondo me, dai. Allora, mettiamo il sale e pepe sempre qui all'angolo, ok. Troppo all'angolo. Ok. Ovviamente metto il tutto bianco e nero. Ok. Va bene, direi che va bene così. Allora, andiamo al muro. Allora, devo mettere vita universitaria. Ok, qui, ci sono proprio questi menu. Oh, ok, perfetto. Non sapevo dell'esistenza di queste cose, ma devo dire che sono felice. Ok, quindi c'è proprio questo menu universitario.
Che bella questa lavagnetta, carinissima. Perfetta, devo dire fa proprio al caso nostro. Vedete? Così abbiamo riempito tutto il muro. Mentre qui potrei mettere delle bandiere. In realtà qua ne dobbiamo mettere tipo due. Una per Foxbury e una per Brightchester. Anche perché sarà una zona studentesca per entrambe l'università. Ognuno può modificarla come vuole questa zona. Ogni persona che scaricherà dalla galleria questa build può fare quello che vuole, quindi io ve li metto entrambi. Poi fate voi. E posso mettere un orologio anche qui? Orologio. Molto esotico questo orologio, è molto carino ma mi sembra un po' troppo esotico. Ecco, magari più una cosa del genere, mi immagino, ecco. Molto più semplice, ok. Perfetto. E adesso cosa ci rimane da mettere qui in questa zona mensa universitaria? Secondo me dobbiamo mettere un poco di tende. Che dite? Almeno sulle finestre grandi. Allora, vita universitaria. Tende, ci sono queste qui, tende cognitive. Secondo me sono carine da mettere su queste finestre grandi. Da mettere in coppia. Posso metterle bianche o di questo colore qui, che è tipo un color sabbia. E vede, secondo me il loro senso ce l'hanno se stanno in coppia. Non metto queste tende sulle altre finestre perché, come vedete, in queste piccoline le tende sono un po' ridicole. Quindi no, non le metto. Non le metto ovunque, le metto solo sulle finestre grandi. Ok. Perfetto. E a questo punto mettiamo pavimenti e muri perché così non si capisce dove voglio andare a parare. Ecco, andiamo a mettere già un po' di colore ai pavimenti e ai muri. Allora, voglio mettere del legno. Ovviamente voglio mettere del parquet a terra e vorrei mettere qualcosa di sfarzoso. Possiamo mettere anche qualcosa del genere, quindi un pavimento così a spina di pesce. Oppure c'è questo che è ancora più elegante e sfarzoso, però questo forse è un po' troppo. Già questo è assai, devo dire, questa spina di pesce, ma penso sia meglio. Ecco, questo secondo me già è un po' meglio. Questo qui è veramente troppo sfarzoso. Vediamo se c'è qualcos'altro. Possiamo anche andare di questo, volendo. Non lo so, mi ispirava questa spina di pesce. Altrimenti abbiamo questo parquet. Anche questo è carino, devo dire. No, questo è troppo rustico. No, questo qua non mi piace. Possiamo anche utilizzare questo di in affitto, secondo me. Sto utilizzando un sacco di pack, come sempre. Mannaggia a me, utilizzo sempre troppi pack. Mettiamo qualcosa sui muri, così capiamo un pochettino dove vogliamo andare a parare. Allora, utilizziamo vita universitaria, c'è questo tipo di muro che secondo me è perfetto per Brightchester. Ed ecco qui il tipo di muro perfetto, vedete? Sì, è perfetto. Che dite? Sì, a me piace. Noto che comunque le finestre non sono messe allo stesso modo, davanti e dietro, quindi mettiamole uguali. A questo punto mettiamo anche i colori al piano di sopra, ci troviamo e mettiamo anche al piano di sopra. Quindi ecco qua, uno, due. Mi sta laggando un pochino, adesso salvo. Non ho salvato per tutta la live, quindi devo salvare. Allora, ecco qui ho messo un po' di colore. Qui vedete le finestre sono più basse. Devo alzarle. Anche qui.
No, ma così sono troppo alte, non mi piace. Sono più in alto di mezza piastrella, vedo qui dietro. E queste finestre, secondo me, di mezza piastrella più in basso sarebbero ancora meglio. Però non so all'interno poi come spuntano. All'interno sono così, meglio. Io sto aggiustando i livelli delle finestre, ragazzi, perché deve essere il tutto simmetrico, deve avere senso. Altrimenti il tutto mi urta. Ok, così ha senso. Forse queste qua dietro sono un poco più. Ok, adesso sono tutte sullo stesso livello. Perfetto. Abbiamo risolto, ci siamo. Va bene. Ok. Quindi anche la questione finestre l'abbiamo risolta. Torno un attimo in chat. Pure io uso troppi pack. Eh sì, lo so, quando si hanno tutti i pack a disposizione è una tragedia, non si riesce mai a limitare il tutto. Però vabbè, giustamente una persona compra i pack e li utilizza, mi pare giusto. Quindi va bene lo stesso, dai. Non è male, devo dire, grazie. Grazie mille. A proposito di pack, in questo periodo c'è un grande periodo di sconti sulla e-app. Ci sta una grande offerta, quindi se volete comprare qualcosa vi invito a vedere il video che ho fatto relativo ai pack di Sims 4, dove vi do un pochettino delle mie opinioni, cosa conviene comprare, cosa non conviene comprare nel 2024 per quanto riguarda The Sims 4, se volete trovate il video, visto che ci sono gli sconti fino al 13 maggio, se non mi ricordo male. In gioco mi è pure spuntata un'offerta, ho visto. In questa sezione pacchetti che potrebbero piacerti mi è spuntata un'offerta. Pensiamo che ti piacerà. E mi spunta il kit, cucina di campagna. È la prima volta che mi spunta un'offerta in game. Però volevo mostrarvi questa cosa. Pensano che mi piacerà cucina di campagna kit. In effetti non è male come kit, però non l'ho ancora preso. Per il momento può restare lì. E allora, torniamo a vedere un pochettino gli interni di questa build. Allora, io sono un po' indeciso su se lasciare anche qui questo colore ai muri dove ci sono le finestre, oppure se mettere qui dove ci sono le finestre dei mattoni. Potremmo mettere dei mattoni, magari di Regno della Magia o del gioco base. Ecco, dei mattoni qui dietro, banalmente, per spezzare un poco. Potremmo pure farlo, vediamo. Se andiamo al gioco base, ci sono tipo questi. Li possiamo mettere qui. Così spezziamo un poco. E ovviamente poi qui metto delle colonne per gli interni, sia chiaro. Vediamo se mi convince. Ma ci può stare. Certo, devo mettere delle colonne qui dentro. E le colonne magari le devo mettere di legno. Certo, magari non rovinate in questo modo. Ecco, tipo queste di Oasi Innevata.
Era giusto per spezzare un poco. Poi a questo punto faccio già questa cosa che non ho fatto, ovvero alzo le fondamenta qui, faccio una piattaforma per il dibattito, ecco. Questa finestra la posso alzare un poco? Sì, non dà alcun fastidio, quindi l'alzo un poco questa finestra. Tanto a questa potremmo anche metterla così, per spezzare. Secondo me se facciamo questa zona centrale così, così abbiamo solamente questi muretti qui laterali con i mattoni che sono anche ben divisi. Che dite? Secondo me è carino. Secondo me ci può stare. Così spezzo un poco. A me il gioco ha proposto il pack degli animali. Ah, giustamente vi propongono pack un poco più costosi. A me propongono i kit perché non ho tutti i kit, ma il resto ce l'ho. Quindi solo i kit mi possono proporre. Altrimenti penso che mi spunterebbe un'espansione. Sì, banalmente. Invece mi spunta cucina di campagna kit. E va bene, perfetto. Già devo dire il tutto è meglio. Già è più carino il lotto adesso con i pavimenti, con i muri. Mi piace il parquet che ho messo. Pensavo stesse peggio, ma sta molto bene questo di in affitto. Allora, mettiamo un colore qua per questa piattaforma qui. Magari metto lo stesso che ho messo fuori. Ecco, banalmente. Sì, direi che va benissimo. E va bene, quindi questa è la mensa. Ho messo la lavagnetta, ho messo qualcosa qui. Potremmo mettere anche qualcos'altro qua. Allora, c'è solo questa lavagnetta come menu? Ce ne sono altre? Mi ricordo che ce ne sono altre nel gioco base, in realtà. E anche il mangiamo fuori, vediamo se trovo qualcosa. Ecco, qui c'è un altro menu. Altrimenti c'è questo. È meglio questa, devo dire. Metto queste bandiere qua, non sono bellissime secondo me, però ci possono stare, dai. È una zona universitaria, le lascio comunque. E qui al lato cosa posso mettere? Diciamo che non serve niente, avrebbe senso fare una piccola cucina in questa mensa universitaria, però non serve in The Sims tutta questa roba. Quindi secondo me è un po' inutile. Possiamo comunque fare una piccola zona cucina, volendo, magari con un piccolo microonde. Ecco, perché alla mensa di solito un microonde c'è, con anche i condimenti, ecco queste cose qua. Quindi possiamo farla, giusto per essere un po' più realistici, anche se non è necessario. E che bancone utilizzo? Che bancone utilizzo con questo stile qui? Questo bruttino? Sì. Andrei su questo classico con queste piastrelle bruttine. Sì. Banalmente. Allora, io metterei questo qua dietro, tanto non dà problemi. E qui in questa zona mettiamo un microonde. E metterei anche un lavandino.
Anche se no, il lavandino no, c'è il bagno sopra. Semplicemente mettiamo condimenti e roba varia. Forse c'è un oggetto del gioco base che aveva proprio i condimenti. Era un piccolo centrotavola. E ora lo devo andare a trovare perché me lo ricordo, ma non mi ricordo il nome di questo articolo. Ce l'ho in mente. O forse era di un altro pack? Non lo so. Vediamo, condimenti. No, questo è esterni da sogno, appunto, mi ricordavo. Condimenti. Condimenti. Ecco, eccolo qui, questo è quello che volevo. Perfetto. Volevo proprio questo articolo qua. È del gioco base, mi ricordavo bene. Ok, quindi questa è una piccola zona ristoro con il microonde che può sempre servire e dei condimenti. E quasi quasi io metterei questi condimenti in ogni tavolo. Qui le tende mi hanno nascosto sale e pepe. Li avevo messi qui dietro e non si vedevano più. Sì, a questo punto io metterei quest'altra roba qui. Questo. Facciamo una cosa, metto solamente in questo grande il condimento, negli altri invece non metto assolutamente niente. Va bene, ok. Ho cambiato idea, sono tornato indietro, niente, io cambio idea ogni 2 secondi, ok. Adesso ho veramente finito con la mensa. Sì, non c'è nient'altro da mettere. Vorrei mettere altro per la mia mania di riempire ogni singolo angolo, ma è un lotto comunitario, non bisogna riempire ogni angolo, va bene così. Allora, salviamo, altrimenti mi dimentico. E torno un attimo in chat. A me ha proposto il pack degli animali il gioco, ma la cosa assurda è che l'avevo già acquistato. Ah, addirittura. No, a me di solito spuntava sempre con la schermata con scritto non ci sono offerte per te. Boh, vabbè, voleva farti riacquistare il pack degli animali. Magari il mio primo animale staff non ce l'hai. No, non lo so, questo non lo so. E allora, andiamo invece a fare la zona biblioteca. Abbiamo finito quindi con la mensa, andiamo alla zona biblioteca. Voglio mettere delle librerie in particolare perché sono belle sottili, sono salva spazio. E le librerie in questione sono queste. Queste qui di vita universitaria, che appunto sono dell'espansione ma sono sottili. Ci sono queste che sono ancora più sottili, eh. Però utilizziamo queste di vita universitaria, secondo me fanno più figura. Sono più carine. E queste qui le posso mettere proprio qua, giuste giuste. Sì, non ci stanno benissimo. Sono un po' attaccate. Sì, sono un po' attaccate. Però così le possiamo mettere, dai. Può andare il tutto, secondo me. E anche qui nel corridoio centrale, secondo me, una bella libreria la possiamo mettere. Ci vogliono anche qui delle ringhiere, quindi prendiamole subito. Cosa mettiamo? Questa
Queste, che sono un po' più classiche, le mettiamo bianche. Le mettiamo color legno, secondo me è meglio il color legno. Come vedete, in questo modo qui sta perfettamente la libreria. Altrimenti la devo mettere così. La posso mettere laterale. Però poi qua cosa metto? Possiamo mettere una piantina. Allora, andiamo in piantine. C'è qualcosa di vita universitaria come piantina? A parte le piante grasse? Non mi ricordo. No, sono tutte piantine grasse. Non c'è moltissimo, devo dire. Ci sono queste qui molto carine. Sono piccoline. Dei kit. Altrimenti quali altri pack abbiamo utilizzato? Anche in affitto abbiamo utilizzato. Ci può stare questa, secondo me. Qui all'ingresso dobbiamo mettere magari un piccolo tappeto di benvenuto. Posso utilizzare questo orribile di vita universitaria? Ci sono dei colori carini, non mi ricordo. Ah dai, non è così orribile, me lo ricordavo molto peggio. Questa è una bella scoperta, mi ricordavo dei colori orribili. Devo dire la verità. Ah, questo è perfetto, secondo me. Sì, questo qua è molto da lotto comunitario, secondo me è molto basic. Sì, secondo me ci sta. Ok. E vediamo se magari c'è qualche piantina più classica. Non mi dispiace questa, però il vaso mi sembra un po' troppo moderno, voglio qualcosa di un poco più classico. Anche qualcosa del genere, qualcosa così. Ok, carina questa pianta. Non è nello stile, però. Questa pianta ha dei vasi orribili, devo dire. Cioè, non so, forse mi ispira di più questa qui che è del gioco base. Sì, è meglio, mi piace di più questa del gioco base. Strano a dirsi, ma è la verità. E ok, quindi questa è la zona centrale. Mettiamo qualcosa sui muri, magari qualcosa di antico. Qualche quadretto antico. Ecco, qualcosa con il faro, ecco. Anche angolo di libri kit, secondo me può venire in nostro soccorso. Non voglio utilizzare le librerie componibili, però magari qualcosa nello stile lo troviamo. Vita liceali. Vado a vedere tutto. Ah, ecco, ci stanno questi titoli. Ecco, diplomi in cornice, questi vanno benissimo. Ok, così abbiamo qualcosa anche su questi muri. E abbiamo fatto il corridoietto. Adesso ritorniamo nella zona libreria. Biblioteca. E
E allora ci servono quattro scrivanie, quindi andiamo di quattro scrivanie. Non so bene quali usare, penso che utilizzerò quelle del gioco base, che sono un poco più versatili. Quindi vediamo un poco cosa c'è. Allora, gioco base. Ah, ci sono queste. Sì, queste sono perfette, secondo me. Sì, sono proprio nello stile della nostra build di oggi. Quindi io direi di utilizzare queste. E le possiamo mettere tranquillamente in questo modo, facendo quattro scrivanie in questo modo. Ovviamente deve essere tutto simmetrico. Così è simmetrico? Quasi. Non lo capisco. No, così no. Così dovrebbe essere simmetrico. Esatto. Ok. Perfetto. Andiamo alle sedie. Così come vedete abbiamo rispettato questo punto delle scrivanie. Allora, devo andare alle sedie. Come sedie. Allora, vediamo vita universitaria cosa ci offre. Allora, vita universitaria ci offre queste. Secondo me sono carine, ci possono stare. Sì, anche col colore. Sto vedendo anche i colori di queste scrivanie. Non è il massimo, secondo me, la parte di sotto, però. Va bene. Se abbiamo un po' di bianco sulle sedie, secondo me anche non guasta, quindi lascio il tutto così. Ecco. E ok, quindi questa è la zona libreria. Ci servono anche dei computer, ovviamente. Set di podi da dibattito lo metto qua. Allora, dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare, però è giusto giusto. Mi rendo conto che è giusto giusto. Al massimo si mette un poco più al lato. Al massimo si può mettere così, ragazzi. Però io lo metto centrato, lo metto così. Dovrebbe funzionare. Secondo me funziona, però non lo so. Però me lo faccio andare bene. Ok? Perché è un oggetto un po' bruttino, quindi va bene così. Non insultare il mio pack preferito. Sto leggendo adesso la chat. Ogni volta tocco il pack preferito di qualcuno. Senti, quando ho fatto il video sui pack che secondo me conviene prendere nel 2024, le persone si sono offese perché alcuni pack ho detto che non erano utili. E invece erano i loro preferiti. Ad esempio l'espansione al lavoro. Qualcuno la ama, io ho detto che invece non è utilissima come espansione. Niente. Ci sono rimasti male nei commenti. A me dispiace. Non voglio far rimanere male a nessuno. Allora, andiamo di nuovo a vedere se c'è qualcosa per il muro. C'è qualcosa relativo al dibattito? No, questi sono poster un po' a caso. Poster anti-Foxbury, poster anti-Brightchester. Ecco, questo è il poster della Gilda del dibattito, perfetto. Ok, io metterei questi due poster qua, che sono quelli di Brightchester, anche perché il dibattito lo fanno gli studenti di Brightchester, quindi va bene così. Allora, magari li sistemo un poco. Ok. Li lascio un poco divisi, così sono simmetrici, ok? Sì, lasciamoli un poco così, altrimenti faccio disastri. E andiamo magari a mettere qualcosa anche qua. Qualcosa del gioco base. Questi quadretti secondo me possono avere senso. Tipo il fondatore del club del dibattito, qui si può mettere.
più che qui, in realtà posso metterli qui. Ecco, li mettiamo qua questi dipinti. Metto il tutto qua così. Carino, ok. E qui in questa zona ho qualcosa da mettere? In realtà no. Può andare bene così. Posso metterti un quadretto sfarzoso e costoso. Giusto per mettere qualcosa. Lo stesso posso fare qua. Enorme questo quadro. Ed è sfarzosissimo. Però ci può stare. Dai, va bene, abbiamo messo qualcosa. Ok, quindi questa è la zona della biblioteca. Mettiamo qualche computer. Non so se mettere questi fissi oppure se mettere dei portatili. Forse è meglio mettere il portatile. Sì, secondo me sì, è meglio mettere i portatili. E poi voglio mettere anche delle macchine archivistiche che sono presenti appunto con vita universitaria. Questi computer di vita universitaria sono più carini e sono più costosi, quindi metto questi. E allora, macchine archivistiche dovrebbero essere qui da qualche parte. Eccole qui. Macchina archivistica da ricerca. Perfetto, ci servono queste. Secondo me ha senso che ne metto due qui, di macchine archivistiche, un computer e una la lascio libera per studiare. Al piano di sopra metto altri computer invece. Cosa ci manca? Ci mancano divani e sedie. Vabbè, possiamo mettere tutto sopra. Per quanto riguarda queste cose, un microfono, un lavandino. Ok, queste cose si possono mettere tranquillamente al piano di sopra. Sì, allora metto qualche altra pianta. E più che altro potrei mettere delle lampade. Quindi andiamo a vedere le lampade. Lampade da terra. Ecco, tipo queste di cani e gatti. Ok, sono molto però di lampada da notte. Cioè, non lo so, ha senso metterle qui in giro. Secondo me non troppo. Sì, è che io vorrei riempire tutto, però va bene così, Giovi, va bene. Va bene, dai, il primo piano va benissimo così. Andiamo al secondo. Non c'è bisogno di riempire ogni angolo. Ok, andiamo a fare il secondo piano, intanto torno in chat prima di iniziare. Allora, ah Giovi, se colori la libreria di bianco è molto più inglese ed elegante. Proviamo. Vediamo, proviamo un poco. Così? No, però è veramente un pugno nell'occhio qui dentro. No, no, no. Allora, mi piace molto, devo dire, questa libreria, però qui in questa zona no. C'è troppo legno, quindi questo bianco è veramente troppo. Però mi piace come colore. In altre build, secondo me, sta molto bene questa libreria col bianco. Mi fa impazzire come usi il termine sfizioso, immagino intendessi.
Sì, lo utilizzo spesso, le persone ormai lo stanno prendendo come un meme, questo sfizioso. Perché non lo utilizza nessuno a quanto pare. È un mio tratto distintivo ormai. Allora, andiamo qui al piano di sopra. Allora, qua voglio fare una piccola zona strumenti. Quindi voglio mettere un pianoforte a coda. Potremmo anche mettere un mappamondo con degli alcolici. Per far divertire un pochettino gli studenti. Ora vediamo. Intanto devo mettere un microfono. Che mi è richiesto. Ok. Quindi abbiamo un microfono. Poi voglio a questo punto approfittarne. Metto anche una chitarra. Mettiamo un pianoforte. Però metto quello classico. Quindi a coda. Sì, voglio mettere il pianoforte a coda, eccolo qua. Tanto lo spazio c'è. E c'è altro da mettere? Secondo me, no, in questa zona palco no. È una zona palco enorme, mi rendo conto. Però sta bene così. Mettiamo magari delle piante. Ne metto una qui al lato. Cambio il colore del microfono. Ah, non c'è un altro colore della chitarra? Mi ricordavo male. Magari posso fare delle piccole postazioni con dei piccoli tappetini. Potrei fare una cosa così? Non so se è obbrobriosa o se è carina. Però diciamo, fa capire dove si devono mettere gli artisti. Poi di colorazione così c'è solo questa. Perché c'è solo questa colorazione? Nel gioco base in realtà c'è un tappeto simile. Al massimo uso quello. Ecco questo qua. Però è più grande questo. Ed è peggio. Ci può anche stare, secondo me, una cosa così. Così il palco è diviso bene tra i vari sim. Ovviamente noi stiamo facendo finta che i sim rispettino tutto ciò, perché i sim non rispettano tutto quello che mettiamo qui in gioco. La chitarra si troverà in tutt'altro posto. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Il pianoforte a coda lo posso mettere anche di legno, però secondo me fa più figura nero il pianoforte. E niente, questa è la zona palco. In realtà voglio mettere qualcosa a tema musica per rimanere in tema. Però semplicemente questa è la zona palco. Allora, abbiamo questo dipinto che posso mettere qua, in questa nicchia. E poi abbiamo anche il dipinto con i gatti, che suonano il jazz. Questo è bellissimo. In realtà abbiamo anche questi. Però questi sono troppo sfarzosi. No, sono meglio i gatti che suonano il jazz. Meglio gli Aristogatti. Ok. Allora, quindi questa è la zona palco di cui vi parlavo. Così abbiamo messo il microfono. E abbiamo messo anche un pianoforte, visto che ci trovavamo. Poi, cos'altro ci richiede qui il gioco? Un lavandino. A questo punto andiamo al bagno. Facciamo anche il bagno, dai, che è la parte forse meno interessante. E poi concludiamo con il laboratorio di robotica e questa zona comune. Nella zona comune devo mettere un pochettino
i requisiti che mancano, quindi sarà proprio la zona riempitiva della build, ecco, se proprio vogliamo essere sinceri. Torno un attimo in chat. Io sto impazzendo per la casa inglese, se magari allungavano il lotto. Ah, il lotto è piccolino, lo capisco, è un 20x15, è proprio piccolo. Potevano farlo un poco più grande, magari un 20x20, ma no, è proprio 20x15, piccolo, piccolo, piccolo. Sto riguardando un attimo l'esterno, devo dire che sono super soddisfatto. Niente, stavo guardando un attimo, scusate. Torniamo all'interno. Torniamo all'interno, torniamo al bagno. Allora, qui nel bagno cosa voglio fare? Voglio fare questa zona con i gabinetti. È un bagno pubblico, quindi secondo me va benissimo, è tutto così. Sì, anche con questo colore. Questo forse è legno? Ah, c'è il color legno? Ah, perfetto. Ok, vedete, questo è legno, perfetto. Ancora meglio, non l'avevo visto. Si vede un po' la differenza, quindi utilizzo questo colore. Mettiamo le tende anche al piano di sopra, visto che ci troviamo su queste finestre grandi. Allora. Perfetto. Abbiamo anche queste altre tende da mettere qua. E adesso, come dividiamo il bagno? Devo mettere semplicemente dei lavandini in realtà qui. Sì, niente di più, niente di meno. Al massimo potrei fare una piccola zona doccia. Qui. Ma non saprei. Del tipo faccio una piccola zona doccia con delle docce così, che vanno davanti alla finestra però. Oppure, mi viene in mente che ci sono dei separatori di cos'era? Oasi innevata? Non mi ricordo. Vediamo i divisori. Ecco, se mettiamo un divisorio, mettiamo delle docce così. Ecco, mi ricordo che c'era questo. Ma secondo me ci vuole qualcosa di diverso qui. Sì, però sono enormi. Paradisgusto Plus. Possiamo mettere questo? Così le persone non guardano. Volendo possiamo fare una piccola zona doccia, giusto per riempire questa parte, perché non so cosa mettere. E qui in generale ci andrebbero delle piastrelle. Allora, io lascerei tutto così. So che non è molto realistico il fatto di avere una doccia con il legno, con il parquet a terra, però, siamo in The Sims. Anzi, cosa possiamo fare? In realtà, ecco, una cosa la possiamo fare. Ovvero una piattaforma. Non posso metterla verso il basso, il che avrebbe avuto molto più senso, però posso farla verso l'alto. Così divido un pochettino la zona. Dai. Può avere senso. Ok. Che dite? Una piccola zona doccia. È carina però, dai. Aggiunta sfiziosa.
utile per i sim. Ora andiamo qui a mettere dei banconi con dei lavandini. Utilizzo gli stessi banconi che ho utilizzato per la cucina. Quindi utilizziamo questi. Ecco qua. Qui c'è una finestra. Non posso farci niente. La finestra non si può muovere, altrimenti si distrugge la build da fuori. Quindi metterei uno specchio magari qua di lato. Mettiamo uno specchio intero. Quindi posso metterlo tipo così. Ecco. Però lo metto di lato. E i lavandini ne serve uno solo, invece secondo me noi ne possiamo fare due tranquillamente. Ne metto uno qui e uno qui. Sì, e qui al centro metto degli asciugamani. E magari anche un bel dispenser per il sapone. Allora. Ci sono gli slot per il sapone adesso, però devo dire che fanno un po' schifo. Cioè, guardate com'è messo il sapone. Fa ridere così, perché? Vabbè, lo metto qui al centro il sapone e metto anche degli asciugamani. È veramente sfarzosa questa zona studentesca comunque, eh? Guardate che bagni puliti, immacolati, bellissimi questi bagni. Più belli di così non potevo farli. E va bene, quindi questo è il bagno, banalmente, non voglio mettere nient'altro. E adesso ci rimangono solamente queste altre due stanze. Quindi ci rimangono per le aree studentesche di Brightchester, sedie e divani. Vediamo per Foxbury cosa ci manca. Sedie, divani, computer e postazione di lavoro robotica, ok. Per la biblioteca, cos'altro ci manca invece? Sempre un computer e delle sedie. Ok, va bene. Però sono sedie da soggiorno, quindi vuole delle poltrone. Oh, ok. Vabbè, tanto qua devo fare una zona salottino, quindi. Ok. Insomma, servono computer prevalentemente. Va bene. Quindi cambio un attimo, metto un attimo Foxbury e salvo pure. Così prendo le postazioni di lavoro robotiche. Mi rendo conto che la postazione di lavoro robotica non ha molto senso con questo stile della build, però così il lotto è multifunzionale. Secondo me è bello avere un lotto dove si possono fare più cose. Quindi va bene così. Metto comunque le postazioni di lavoro robotiche, le metto qua, qui in mezzo alla stanza. Tanto qua lo spazio per passare c'è, ecco qui. Perfetto, quindi qua ci saranno le postazioni di lavoro robotiche. Qui al lato invece avevo pensato di fare una postazione computer. E voglio farla un po' diversa dal solito, ovvero voglio utilizzare dei tavoli da pranzo. Utilizziamo quelli del gioco base, questi qua che sono belli lunghi e di legno. E li mettiamo così. Ecco. Così occupiamo un bel po' di spazio e abbiamo un sacco di spazio per computer. Banalmente. Abbiamo anche un sacco di spazio per sedie. Quindi metto 1, 2, 3 e 4 postazioni. Così posso mettere 3 computer, visto che me ne servono altri 3. E li metto tutti portatili, ovviamente. Manco a dirlo. Quindi 1, 2 e 3. E direi che ci siamo. Allora, mettiamo questo tavolo un po' più scuro, perfetto. Mancano solo dei divani, e vabbè, i divani li devo mettere qui. Perfetto, quindi Foxbury ha tutti i requisiti. Brightchester anche, perfetto. Ora devo solo andare alla biblioteca. Abbiamo concluso anche con la biblioteca. Ah, ok. Perfetto, quindi questi sono gli oggetti che ci servono. Perché il tavolo scacchistico l'ho già messo fuori, quindi non mi serve un altro tavolo da scacchi. E a questo punto metto anche il parquet fuori, mi sono dimenticato. Ok. E
E ok, quindi abbiamo preso tutto, abbiamo rispettato tutti i requisiti, quindi dobbiamo solamente concludere la build. Perfetto, sono contento. Allora, cosa mettiamo? Io qua metterei delle bacheche in questa postazione computer. Quindi bacheca, non queste qui del debug, ecco, tipo queste. Non mi piace il fatto che qui dentro entrino le colonne praticamente, però non ci posso fare niente, quindi sto facendo finta di nulla. Lo so che si vedono e sono brutte, ma faccio finta di niente. Bacheca degli hobby. Secondo me possiamo metterne un paio così. Vediamo quali altre decorazioni ci sono. Con vita universitaria, allora decorazioni. Allora, cosa c'è? Ci sono degli stendardi. Posso anche qui mettere una bandiera di Brechester e una di Foxbury. Sì. Ok, ci sono anche dei progetti incorniciati, ma secondo me qua non ci stanno. E qua per la zona di robotica cosa posso mettere? Qualcosa di scientifico, un po' come ho fatto nella mia casa della Legacy Challenge. Allora, nella casa della Legacy Challenge avevo messo questo per gli elementi. Possiamo metterlo tipo qua. Come cosa in più. E poi avevo preso dal debug di al lavoro forse qualcosa, quindi prendiamo qualcosa da al lavoro. Vediamo. Allora, debug. Vediamo cosa troviamo. Turu turu, turu. Qua c'è l'analizzatore chimico, non ci serve. Ecco, magari un conservatore di slancio si può mettere su un mobiletto. E cos'altro possiamo mettere? Una lampada a sospensione? No, direi di no. Magari un orologio. Ancora una libreria volendo, eh. Mi ricordo che c'era tipo una libreria su rotelle di al lavoro. Vorrei mettere quella. Vediamo se la trovo. Dovrebbe essere in decorazioni altro. Ecco, questa. Questa è carinissima, secondo me si può mettere. Ecco, perfetto. Mettiamo anche questo cartello. Metto tutto qui. Eh sì, secondo me ci può stare. Ok. E devo trovare qualcosa da mettere sui muri. Vediamo, c'è qualcosa magari che si sblocca delle carriere che non ho messo. Ecco, secondo me si può mettere una cosa così da qualche parte. Ovvero da nessuna parte. No, secondo me non c'entra niente questa roba. In realtà nel debug ci sono delle stampe che sono molto interessanti, sono a tema scientifico, però vanno trovate. Quindi
quindi vediamo se le trovo. Sono delle stampe molto carine. Sono un po' a caso, sono messe a casissimo qui in questo catalogo, ma so che ci sono. Forse sono qui vicino. Ecco, stampe di questo tipo. Eccole qua, sono proprio queste quelle che intendevo. Però come vedete sono messe a caso. Vediamo se riesco a trovarle. Metto solo il filtro al gioco base. Ecco, vedete? Ci sono delle stampe carine. Dai, carine. Possiamo utilizzarle. Secondo me un paio qui così. Sono carine come stampe. Posso metterne anche una qua. Oppure io qua non metto proprio niente, sapete? Metto solamente delle stampe qui. Per il resto non metto proprio niente. Volevo mettere un piccolo tavolino solo qua per mettere questo conservatore di slancio. Tavolino mega, questo può andare, sì. Ultra basic, ma va bene così. Eccolo qua. E direi che questo è il laboratorio di robotica. Va benissimo così, secondo me. Così abbiamo solamente la zona comune. Torno un attimo in chat. Strano, di solito le colonne rispettano lo spazio. Lo so, però queste qui a quanto pare entrano un poco dentro al lotto. Forse perché non è una colonna singola, ma come puoi vedere, ecco, sono su due piani. In realtà non dovrebbero stare su due piani, come puoi vedere. Però se le metto su due piani così separate, mi sa che mi dà problemi di luce. E infatti, vedi? Sì, infatti preferisco così. Preferisco averle in questo modo le colonne. Altrimenti mi dà problemi di luce ed è ancora peggio. Fa niente, mi accontento della colonna che entra dentro all'edificio. Ok. Nel frattempo stavo controllando se la live stava andando bene e non ci sono problemi con la live, quindi perfetto. Ok, concludiamo la nostra build con la zona comune. Poi abbiamo concluso. Dai, sono troppo felice della build di oggi. Direi che questa serie di building relativa ai mini lotti è cominciata alla grande. Allora, voglio fare una piccola zona qui. Possiamo mettere un camino? Ce n'è uno di vita universitaria, in realtà, potremmo utilizzare quello. Non lo uso mai questo, letteralmente, quindi potrebbe essere una buona occasione per usarlo. Però la zona dobbiamo farla così, solamente con due divani perché non c'è spazio per altro. Allora, vediamo che divano ci può stare. Vita universitaria mette dei divani enormi, se non ricordo male, quindi non ci stanno. Mi serve un divano a due posti. Un divano a due posti che non sia eccessivo. Questo, volendo, potrebbe pure starci, ma non so se è troppo classico. Non mi fa impazzire il colore dell'imbottitura, è troppo bianco. Forse questo è già meglio, eh? Che colori ci sono? Ah, no, ci sta anche questo colore, perfetto. Ok, sì, va benissimo. Ok, allora usciamo insieme, va benissimo per i nostri scopi. Va bene, ci piace. Grande, usciamo insieme.
E a questo punto mi metterei qui una poltrona. Devo mettere un recinto ovviamente qua. E visto che non ho utilizzato abbastanza pack per oggi, voglio utilizzare anche feste da manuale kit. Eh sì, non posso utilizzarlo, voglio inserire questo. Il lettore. Il giradischi. Sì, dai, è bellissimo. Come si fa a non utilizzare questo oggetto? Dai, è troppo bello. E cos'altro possiamo mettere? Quindi quella è una piccola zona comune. Possiamo mettere poi in realtà degli altri tavoli, banalmente. Potremmo mettere o delle scrivanie o altri tavoli, ma io più che altro metterei dei tavoli. Dico la verità, magari tavoli simili a questo. Per fare una piccola zona comune. Allora, mettiamo un gioco base. E questo è il colore? No, troppo scuro. Ok, questo è il colore giusto. Mettiamo un paio di tavoli. Questo si può mettere nell'angolino, tipo piccolo segreto per gli studenti. Ecco, secondo me ci può stare. E ci metto una bella poltrona accanto. Ovviamente devo prendere delle poltrone più decenti. Allora, usciamo insieme a delle poltrone nello stile? Sì, quindi usiamo queste. Ecco qua. Il gioco mi sta laggando di nuovo. Devo salvare. Sta laggando. Allora, salvo. Salvo prima che succeda una catastrofe. Ok. Perfetto. Quindi ho messo anche le sedie da soggiorno che mi chiedeva il gioco di inserire. A questo punto devo solamente mettere le sedie qui per questi tavoli. Forse sono troppo grandi. Ci stanno secondo me meglio dei tavoli come questi della zona della mensa. Eh sì, secondo me è meglio. Anche mettere degli sgabelli. Sì, secondo me è meglio. Quindi mettiamo degli sgabelli e dei tavoli così. Così le persone possono anche assistere allo spettacolo che si tiene sul palco. Mi piace. E qui al lato direi di mettere una bella libreria. C'è un muro vuoto, ma non so se ci va. No, perché devo metterne una così e una così. Eh no, non ci sta. Al massimo ne metto una qua e poi qui metto qualcos'altro. Ad esempio questo dipinto lo posso mettere qua, piuttosto che qui in questa nicchia, mentre qui in questa nicchia metto qualcos'altro. Quell'altro dipinto posso mettere? Anche questo, volendo. Ah, c'è questo, il pianista. Carino questo. Metto questo quadro qua.
c'è il pianoforte qui, quindi direi che va benissimo un quadro con un pianista. Ok, così abbiamo anche riempito questo muro che era un poco scarno, non c'era niente. Ci va qualcosa pure su questo muro qui, però, eh. Altro quadretto. Magari prendo lo stesso che ho messo giù. Ecco, questo. Lo prendo e lo rimetto qua. Sapete cosa? Non metto proprio niente là. Non c'è bisogno. Questa zona così va benissimo. E... ah no, manca qualcosa qua però. Quindi a questo punto, ecco. Cambiamo le cose, metto qualcosa qui. Quindi questo quadro lo metto qua. Quest'altra decorazione con i diplomi, magari la metto qua. Un po' piccolina, ma va bene. Devo mettere poi delle lampade, magari, o delle piante, o entrambi. E poi direi che abbiamo concluso. Allora, torniamo alla nostra lampada di cani e gatti, che prima volevo mettere ma non l'ho messa. Eccola qua. E secondo me qui ci può stare. Prendiamo anche delle piantine. Ecco qua. Ne prendo una. E la metto qui. E non so se mettere una TV qui sopra, ma secondo me non è assolutamente nello stile. Quindi no, evito. Metto un dipinto. Sì, è meglio un dipinto in questa zona. Sì, meglio. E qua sopra magari mettiamo delle piantine, semplicemente. Quindi mettiamo qualcosa del genere. Sì, va benissimo. E posso mettere dei libri, volendo. Così i Sim hanno subito a portata di mano dei libri da leggere. Allora, librerie mini. Ecco qui. Ok, questa piantina la tolgo perché è brutta. Ed ecco qua. E c'è altro da mettere? In realtà io direi proprio di no. Forse questo muro possiamo riempire con qualcos'altro. Sempre perché ho le manie, voglio riempire ogni singolo muro. Quindi riempiamo pure quello. Altrimenti ci rimango male. Allora, vediamo qualche altro quadro del gioco base che non uso mai. Ecco, tipo questo. È carino, eh. È carino, non lo uso mai, però è carino. Lo possiamo usare. Altrimenti c'è tipo questo, ci sono gli aristogatti che abbiamo già utilizzato. No, no, va bene questo. Va bene questo qui. Mettiamo questa cornice qua. E però magari lo metto simmetrico. Facciamo una cosa. Non c'è un altro colore, vero? No. Volevo fare una composizione carina. Di questi ci sono più colorazioni. Ecco qua. Sono un po' moderni però, eh. Cioè sono un po' moderni questi quadretti, però ci può anche stare. No, dai, mettiamo solo il paesaggio. Va bene questo. Ok.
dire? Finiamo qui? Io direi che possiamo concludere qui, ragazzi. Le porte sono queste, quelle che ho lasciato. E in realtà direi che possiamo pure lasciare queste. Secondo me non sono male, vanno bene per un'area studentesca. Devo mettere assolutamente il recinto qui, perché non l'ho messo. Quindi mettiamo un recinto di vita universitaria. C'è solo questo? No, non ci piace. Allora andiamo di gioco base. Allora, scegliamo quello nello stesso stile, che dovrebbe essere questo. Ok. Quindi ecco qua il recinto. Lo mettiamo sia qui sia qui. Così i sim non cadono giù. E va bene. Devo solamente sistemare le luci adesso perché sono tutte messe a caso. Ovviamente. Quindi prendiamo un attimo le luci. Ah, però non ho messo una decorazione qua. Una piantina sparsa, non lo so. Ecco, secondo me ci può stare una lampada sparsa qui e anche una piantina. Du-dum, du-du-du-dum. Ecco, mi metto qualcosa giusto qua. L'ho messa pure male questa lampada, incredibile. Potevo metterla peggio di così? No. Ok. Ok, va bene. Adesso posso tornare alle luci. Mi sono un attimo distratto, ma volevo mettere decorazioni in modo più carino. Allora, togliamo le luci. Penso che rimetterò esattamente le stesse luci, ovvero queste qui piccoline. Però le voglio mettere in modo sensato. Quindi, vita universitaria. Vediamo se c'è qualche luce. No, vabbè, ci sono queste. Possiamo metterle tipo qua dove c'è la mensa. Fine, solo qua le posso mettere. Sì, le posso mettere qua dove c'è la mensa. Sì, come cosa particolare, ma solo questo. Per il resto metto le lucine del gioco base che vanno bene ovunque. Però le metto in modo un minimo più sensato, quindi magari ne metto una qui dove c'è questo tavolo, una qui, una qui. Una qui e una qua. Così questa zona è ben illuminata. Ne metto anche una qui e una davanti alla libreria. Poi metto una lucina qui e una lucina qui. E anche una qua, dove c'è il dibattito, ovviamente. Al piano di sopra ne metto una per tavolo e ne metto una qua, una dove c'è il palco, un paio nel bagno. Ah, ma qui ne avevo lasciata una, allora la sposto. Ok, la doccia la lascio un po' più in ombra così c'è un po' più di privacy. Poi metto una luce qui. Un'altra luce qui. Ok, e poi direi di metterne una qua. Sì, vabbè, diciamo che le ho messe in modo un po' più sensato. Dai, può andare, secondo me può andare. Tutti i piccoli faretti, tutte mini luci. Non so cosa mettere sul soffitto, perché potremmo anche colorare il soffitto per rendere il tutto più carino, ma non saprei. Possiamo mettere magari lo stesso legno.
Però non lo so se è troppo, forse è troppo. Sì, cioè il soffitto di legno è veramente troppo, secondo me. No, no, no. Va bene il soffitto bianco, secondo me. Sì. E quindi a questo punto direi che abbiamo finito. Sì, ragazzi, abbiamo concluso. Allora, torno un attimo in chat. Giochi manca una ringhiera accanto alla scala. Sì, non avevo visto il messaggio, però l'ho messo in automatico. Sì, mi dava fastidio, in effetti. Nel mio cervello, non essere malizioso. Cosa ho detto di malizioso? Se ho detto qualcosa di malizioso, non ci ho nemmeno fatto caso, quindi pensa un po'. No, non lo so cosa ho messo, cosa ho detto. Comunque, direi che questa è la nostra costruzione completata, la nostra area studentesca barra biblioteca. Vi faccio vedere che rispetta tutti e tre i tipi di lotto, quindi questo è il lotto biblioteca. Poi abbiamo l'area studentesca di Brightchester, ed ecco qui tutti i requisiti rispettati. E abbiamo anche l'area studentesca di Foxbury, ed ecco qui tutti i requisiti rispettati. Quindi ecco qui il nostro lotto 3 in 1. Lotto perfetto per iniziare questa serie chiamata Ogni tipo di lotto, ma in formato mini. Sono molto felice. Allora, vi faccio un piccolo tour. Abbiamo un ingresso, come vedete. Ah, qua si è buggata la porta. Abbiamo un piccolo ingresso a questa biblioteca barra area studentesca. A destra abbiamo la mensa. Eccola qui. A sinistra abbiamo invece la zona biblioteca con le librerie, le scrivanie, i computer e le macchine archivistiche. E c'è anche questa zona per il dibattito. Al piano di sopra invece abbiamo una zona comune dove ci si può rilassare, qui vicino al camino, oppure leggendo un libro. E c'è anche una zona spettacoli con microfono, pianoforte e chitarra. Poi c'è il laboratorio di robotica, eccolo qua, con altri computer, un'altra zona per studiare. E poi c'è il bagno, semplicemente con qualche doccia, qualche gabinetto e qualche lavandino. Ed ecco qui la build finita. Questo è l'esterno. Ed ecco qui anche il retro. C'è tutto, c'è anche qui questo tavolino per gli scacchi. Ho messo questi lampioni troppo sfiziosi. Insomma, abbiamo concluso. Non so bene come chiamarlo questo lotto, devo dire. E la foto è orribile però dalla galleria. Non si vede niente. È buia, è proprio buia. Per fare la foto vorrei andare magari a Newcrest. Oh, finalmente c'è luce qui. Ecco, dietro c'è l'ombra, ma davanti c'è luce. Finalmente si vede bene. C'è un lampione davanti, però ok, finalmente. Va bene, quindi questo è il lotto, direi che possiamo condividerlo. Salva nuovo. Eccolo qui. Perfetto, devo dire che è venuto veramente bene. Avevo già fatto un piccolo schema prima di iniziare questa live e devo dire che non era venuto così bene. Devo dire, certo, non avevo messo lo stesso impegno, perché appunto era una bozza. Però veramente è venuto bene questo lotto, sono felice. Quindi eccolo qui, lo trovate in galleria come Mini Library and Stud Union. Utilizza un sacco di pack questo lotto, ma va bene così. Eccolo qui, quindi abbiamo inaugurato questa serie su Twitch. Io direi che possiamo concludere con questa schermata. Il mio ID è Jovi underscore 0103, ovviamente, se volete scaricare questo lotto dalla galleria. E va bene, direi che possiamo concludere qui. A questo punto vi saluto. La prossima volta sicuramente costruiremo un nuovo tipo di lotto. Mi piacerebbe fare un chiosco per bubble tea, quindi un mercatino e chiosco per bubble tea. È un tipo di lotto aggiunto con vita liceali e devo dire che mi intriga parecchio.
I chioschi non richiedono molto spazio, quindi per un 20x15 va benissimo come tipo di lotto. Sarà un poco più semplice come missione, quella della prossima volta. La libreria già era un po' più complicata, ma il chiosco per Bubble Tea secondo me lo facciamo tranquillamente. Quindi prossima volta aspettatevi questo nuovo tipo di lotto. Mi sembra un po' tardi per fare un raid, non penso ci siano persone in live. Oggi ho fatto tardi, ragazzi. Vediamo, no, infatti non c'è più nessuno e va bene. Allora a questo punto vi mando la buonanotte. Mua, grazie mille. Ciao pollo fiammeggiante, ciao chat, buonanotte, ci vediamo prestissimo sul canale YouTube con nuovi video e settimana prossima su Twitch con una nuova live. Un bacio, mua, buonanotte, ciao ragazzi.